Oh, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Lo sai, oggi parliamo oggi pomeriggio di cosa? Sempre di psicanalisi. Dicevo che alcune opere sono sicuramente adatte a introdurre la psicanalisi, e tra queste sicuramente Storia straordinaria di Peter Schlemihl di Chamisso. Chamisso era un personaggio abbastanza curioso. Era figlio di emigrati francesi che dopo la rivoluzione francese si erano stabiliti in Germania. Il castello natale era stato raso al suolo dai rivoluzionari e lui diventa, pur essendo di origine francese, sceglie di scrivere in lingua tedesca, ma in realtà non ha scritto tantissimo perché passerà l'ultima parte della sua vita fino alla morte come botanico, credo scienziato, eccetera, eccetera. Ovviamente ha seguito. Mi sembra che muoia negli anni 30 del 1800, ma non mi ricordo. Dice, prendi amore nel 1838, il 21 agosto 1838, quindi segue tutto il periodo della Rivoluzione francese, il periodo napoleonico, è ufficiale dell'esercito prussiano a Berlino, dove incontra Schlegel, Hoffmann, Lamotte, che era un altro romantico, insomma, si unisce ai romantici del suo tempo, il romanticismo. Ora non è che stiamo a spiegare una reazione all'illuminismo. Lui è nato francese, ma essendo francese, ma questo me lo sento un po' abbastanza vicino, nel senso che aveva questa duplice natura franco-tedesca, e apparentemente sono due nature molto opposte, ma in realtà, come poi se vediamo Gérard de Nerval, insomma, il più grande traduttore del Faust di Goethe fu un francese. Di cui Goethe disse che avesse dovuto scegliere una traduzione del suo Faust, avrebbe scelto quella di Nerval, perché per certi versi a volte era addirittura migliore dell'originale. Nerval tradusse solo la prima parte del Faust, quella più romantica. Poi il Faust c'ha due parti, una più classica, ma questa è un'altra storia. Dicevo che Chamisso, insomma, a parte una serie di poesie, eccetera, eccetera, scrisse questa storiella che era passato, cioè, passando per Parigi, siccome come tutti i romantici, fratelli Grimm in testa, si interessava di Volksbuch, quindi racconti popolari. Volksbuch era, appunto, abbiamo visto con il dottor Faust, quei libri popolari del Cinquecento. Libri popolari del Cinquecento in cui si raccontavano gesta e opinioni meravigliose, tra cui appunto il dottor Faust è quella più famosa, perché con la riforma protestante è ovvio che comunque, cerco di essere chiaro oggi, comunque, non so se ci riesco, insomma, poi fate finta di comunque, con la riforma protestante i tedeschi erano in realtà molto più alfabetizzati dei loro colleghi cattolici, perché la Bibbia in fondo te la devi leggere da solo, da sola. Quindi tutte le famiglie tedesche avevano una Bibbia in tedesco tradotta dal famoso dottor Lutero. Quindi, interessandosi a racconti popolari, si imbatté in una favola, fiaba, perché appunto dicevo che i romantici si interessavano molto alle fiabe, di cui non abbiamo la traccia, ma insomma, probabilmente deve essere esistita in qualche manoscritto parigino, di un uomo che aveva venduto la sua ombra al diavolo. Non l'anima, notate bene, per questo vi dico che quest'opera introduce alla psicanalisi, non l'anima, l'anima la vende Fausto. In realtà Chamisso, e poi in un certo senso alcuni temi faustiani ritornano nell'opera di Chamisso, ma aveva venduto l'ombra per una borsa d'oro, nel senso la borsa che genera oro. E quindi la vendita dell'ombra, è ovvio che ora la storia è abbastanza semplice. O difficile, mi sembra questa storia fu scritta, non è molto lunga, in realtà è una storia molto breve, a tratti in parte della fiaba, in parte della satira sociale, nel senso che è ovvio che qui in questa introduzione viene descritta una fiaba anticapitalista, perché a un certo punto Schlemihl viene, la pronuncia non so se è quella esatta,
Peter Schlemil, cioè, viene in possesso di una borsa da cui esce oro in continuazione. Quindi è ovvio che questo porta al fatto che la gente non lavori più, perché se io ho una borsa da cui esce oro un domattina col piffero che va da scuola, eccetera, eccetera, e mi vedono col cannocchiale, col binocolo, con la luce ammantata di spettacolare, eccetera. Ma ovviamente la ricchezza, come nel finale del Faust, è prodotta dal lavoro degli uomini, cioè avere oro, oro, oro non serve a niente, l'oro è solo un metallo, nel senso che non produce niente l'oro. Questa è un po' la morale, ma non è solo questa. Se fosse solo questa la morale, infatti, nel paese in cui va Schlemil, Peter Schlemil, naturalmente si accusa di essere stato la rovina di quel paese, perché ha abituato la gente a non lavorare più, perché gli dava oro su oro da questa borsa magica. Naturalmente questa è una parte della morale, ma è ovvio che l'ombra, perché questo racconto in fondo di un botanico, in fondo non, di un soldato prussiano, anche se di origine francese, datosi alla botanica, ha acquistato tutto questo successo. Perché tratta, come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un punto fondamentale della nostra vita, esistenza, cioè l'esistenza dell'ombra. L'ombra, che incautamente Peter Schlemihl vende, è la parte oscura della nostra anima. Tutti noi siamo dottor Hyde, Mr. Hyde, scusate, dottor Jekyll, Mr. Hyde, e tutti noi abbiamo un'ombra, cioè quelle passioni, impulsi, segreti, inconfessabili, che naturalmente sono la nostra mente, il nostro inconscio, che di solito teniamo nascosti, che sono la nostra ombra. E qui torniamo a termini junghiani, cioè probabilmente forse Jung il termine ombra l'ha presa da qui, però la parte nascosta in noi. Però oggi che camminavo guardando la mia ombra, giustamente ero molto orgoglioso della mia ombra, naturalmente l'ombra possiamo, cioè Schlemihl, l'errore di Schlemihl è che lui pensa di potersi disfare della sua ombra incautamente, ma tutti hanno un'ombra. Non avere un'ombra significa o che tu sei arrivato a un grado di santità o di perfezione tale per cui, come i santi, sei ammantato da un'aureola e quindi la tua ombra si è fusa col tuo io, quindi è nato un nuovo individuo, oppure in questo caso scadi vittima di un razionalismo. Diciamo che Socrate, per esempio, è un uomo senza ombra, e questo è il suo dramma. Cioè Socrate non riesce a capire la mitologia, perché la mitologia è il regno dell'ombra, dell'inconscio, di quello che non può essere spiegato. Le nostre pulsioni non sono le nostre, le mie, le tue, sono pulsioni innate che poi noi decliniamo, eccetera, eccetera. Naturalmente l'ombra tendenzialmente entra sempre in contrasto la parte conscia, ma il problema non è venderla al diavolo. Il diavolo è sempre là. Quello che la novella di Schlemihl, di Sciamisso, ci dice, che noi abbiamo bisogno di dialogare con l'ombra, perché è dalla hegeliana tesi antitesi che nasce la sintesi. Se la tesi senza un'antitesi non c'è una sintesi. Quindi il fatto di Schlemihl, che poi continua a cercare la sua ombra, di recuperarla dal diavolo, il diavolo ovviamente poi la storia, sapete, si articola molto, molto semplice, cioè è invitato a casa di un ricco signore che ha venduto l'anima al diavolo, ovviamente, un certo John, non so se John. John, Thomas John, che ha venduto l'anima al diavolo, e Schlemihl è l'unico che si accorge che tra i servitori di questo signore c'è un tizio che qualsiasi cosa si viene richiesta, lui la procura, nel senso, prima un cavallo, un tappeto, e nessuno si stupisce. In realtà, Thomas Jones ha venduto l'anima al diavolo per la brama del denaro. Il denaro è ovvio che offre tutto quello che si può desiderare, ma e Schlemihl è l'unico che si accorge del diavolo. Il diavolo è invisibile, nascosto, cioè si nasconde e si camuffa. Nel momento in cui si accorge del diavolo, proprio come Nietzsche, nel momento in cui tu guardi l'abisso, l'abisso ti guarda. Il diavolo si accorge di Schlemihl e astutamente non gli chiede di vendere l'anima, ma la propria ombra, cioè la parte apparentemente
negativa di noi, ma la parte negativa di noi è la parte che ci rende interi, cioè non un po' come cioè, posso dire vorrei avere i capelli biondi, ma ce l'ho neri, nel senso sì, vabbè, me li tingo, vabbè, non è quello il punto, ma le parti sgradevoli di noi sono sempre noi, cioè sono sempre io. Cioè io ho questi occhi che non funzionano più di tanto, questo naso che può non piacere, ma è il mio naso, la mia bocca, la mia barba, e quindi non è liberandomi, cioè voglio dire, anche i difetti, non è che ci se ne libera, si evolve verso qualcosa di superiore, ma non si abbandona. Dico tutto questo per cui il diavolo assolutamente. E quello che poi si chiede alla capefazione è ovvio che in realtà nessuno si accorgerebbe più di tanto, figuriamoci oggi con i cellulari, della mancanza di ombra, perché tutti si accorgono che Peter Schneeman non ha l'ombra? Perché l'ombra non è l'ombra solo quella che si proietta, è una parte dell'uomo, è come se gli mancasse, cioè quella cosa che rende gli uomini, cioè la parte malvagia di noi ci rende uomini. Questo è il segreto della storia di Sciamisso, cioè tutti gli uomini hanno un'ombra. Se riflettete sul fatto che tutti gli uomini hanno un'ombra, non solo quella, tra l'altro il pittore, l'unico pittore, che cosa fa il pittore? Crea ombre. Nell'antica Grecia la pittura nasce appunto da un pittore che con un carboncino tratteggia il contorno di un'ombra, le più famose figure nere, corinzie, schiografia, insomma, l'arte di dipingere ombre. In greco pittura si chiama anche zoografia, l'arte di dipingere esseri viventi, ma anche schiografia, insomma, l'arte di dipingere, non mi ricordo se è il termine esatto, la dovrei riguardare, cane abbaia. Però questa è la nozione fondamentale dello sciamisso, che l'ombra è una parte essenziale di noi. Quindi questa storiella poi ovviamente viene truffato, c'è cioè la storia d'amore con Mina. Prima c'è Fanny e Mina. Fanny è la cortigiana di Thomas John, e ovviamente lui e poi Mina, che è la ragazza pura, innocente, però tipica del romanticismo, ma capite, questo è un romanzo, è una storia del romanticismo tedesco, quindi e si innamora, lui si innamora di lei, ma lei si è viene costretta dal padre a sposare un certo Rascal, cioè Rascal è un suo servitore che poi lo deruba, si accorge che non ha un'ombra, lo ricatta, lo fa cacciare dal villaggio e sposa la donna che lui ama. Poi ovviamente viene impiccato, eccetera, eccetera. Ma perché la ricchezza per Sciamisso non ha, cioè tutti inseguono la ricchezza, per questo anche Peter Schlemihl, ma la ricchezza in se stessa è l'ombra la nostra ricchezza. Sembra strano, ma è più importante avere un'ombra che la ricchezza. Tendenzialmente l'ombra non si può vendere, non ce ne possiamo disfare la parte razionale di noi, come il dottor Jekyll ha tentato di fare, come Schlemihl tenta di fare, cioè tentiamo sempre di sbarazzarci dell'ombra di Mr. Hyde, ma non è possibile, dobbiamo conviverci. È qui la mia ombra, sta qui, non la vedete, ma è qui. Naturalmente io, se qualsiasi persona di noi rivelasse tutti i pensieri inconsci che ha, passerebbe per un mostro, ma siamo tutti dei mostri. Nel momento in cui ci si accorge che tutti abbiamo un'ombra, il diavolo in se stesso diventa inutile, diventa impotente verso di noi. Perché il diavolo agisce sull'ombra, ovviamente, non può agire sulla luce. Quindi anche in Schlemihl il diavolo agisce sull'ombra. È un'introduzione perfetta alla psicanalisi, perché è tutto Jung è racchiuso in questo piccolissimo romanzetto. Beh, poi ovviamente Schlemihl diventa botanico, eccetera, si dedica alla scienza, però c'è anche un po'. Che cosa ha fatto l'Occidente? Ha trascurato l'anima e l'ombra per gettarsi nella scienza. Io con questo mio magnifico strumento posso inviarvi le mie immagini, i miei suoni, però non dobbiamo trascurare le nostre ombre, perché se non le trascuriamo,
si trasformano in Mr. Hyde. Tra l'altro, secondo me, andrebbe letto Sciamisso con Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ora, questa storia scritta, questo romantico tedesco, che poi era francese, quindi è tutta una contraddizione, Sciamisso, un francese che è tedesco, un tedesco che è francese, non si sa poi che cosa siamo noi. Tra l'altro, in Sciamisso è una storia veramente semplice, una fiaba, ma nelle fiabe, in realtà non è una fiaba perché c'è anche una satira sociale, mi ricorda un po' Pinocchio, un po' quel tipo di racconti che sono in parte realistici e in parte irrealistici. C'è Sciamisso, ovviamente il diavolo, il secondo tentativo sarà di rivendergli la propria ombra per passare all'anima. Cioè, capite che in Sciamisso, tramite l'ombra, il diavolo punta all'anima, cioè al tutto. L'anima è la parte, è il sé eterno dell'uomo. Però non possiamo rinunciare all'ombra. L'ombra va integrata nella nostra anima, nella nostra mente, e non ne possiamo fare a meno. Alla fine, Sciamisso e Schlemihl entra nel mondo delle favole, perde il contatto con il diavolo e l'oro. A un certo punto, Bundo butta la borsa che gli genera oro automaticamente, come se avesse un portafoglio da cui escono monete, pezzi da 100 euro in continuazione. Pensate voi che felicità. Ma è una maledizione, e al suo posto compra in un piccolo villaggio i famosi stivali delle sette leghe. Cioè, a un certo punto, Sciamisso, Schlemihl abbandona la sete dell'oro e del potere per la sete della conoscenza, ma anche questa non funziona, quindi Schlemihl è in continua ricerca della propria ombra. Quando troverà la propria ombra, alla fine si salverà. Ma prima dovrà far pace la propria ombra. Tutti noi dobbiamo far pace la nostra ombra. Va bene. È un piccolo libricino, cioè non ci vuole una mezza giornata per leggerlo. Naturalmente ebbe un successo strepitoso, soprattutto diventa un libro per bambini perché i bambini capiscono le fiabe. I bambini ancora hanno ancora la capacità di capire l'ombra, il bene e il male. Gli adulti no, gli adulti sono stupidi e oggi abbiamo reso stupidi anche i bambini con i cellulari. Non leggono più fiabe, leggono cose, ma non i fumetti, ma comunque questa sarebbe una lunga storia di polemiche che lascerebbe. Mentre questo racconto, nelle sue linee guida, è secondo me fondamentale per la crescita spirituale di una persona. Sia questo che Docè Sciamisso e Dottor J. M. Stevenson hanno scritto due racconti simili, molto simili se poi ci pensate bene, ma perché hanno scritto due racconti simili? Non perché si sono copiati, ma perché sia Stevenson che Sciamisso si sono resi conto che c'è una parte ombra in noi, l'ombra di Jung. E questa parte ombra prende vita sia nel romanzo. Quindi quando camminate per strada e guardate la vostra ombra, dovete essere felici di avere un'ombra e ci dovete dialogare. So che la cosa sembra da deficienti, ma è così. Qui abbiamo anche uno scontrino. Documento commerciale, ho speso 31 euro con acqua Ferrarelle. Ruco. Io faccio emergere monete d'oro, ma faccio emergere scontrini. Vale, la borsa della Coppa, facciamo pubblicità della Coppa, lo scontrino della Coppa, l'altro doveva fare la spesa. Non c'è niente, non ha molto, però veramente leggete questo libro perché veramente forse la più interessante introduzione si può introdurci, possiamo introdurre la psicanalisi tramite certi racconti che quando leggete questo libro capite che c'è qualcosa in questo libro, che è più che la storia in se stessa di Mina e poi vabbè, tutto molto romantico, ma la base di fondo, forse quella novella, quella fiaba che ha letto Sciamisso andrebbe recuperata, spero che qualcuno la recuperi, perché non ho la memoria di una fiaba di un uomo che vende l'ombra, però questa fiaba colpì talmente Sciamisso che per fortuna nostra ci scrisse questo piccolo racconto che è diventato di patrimonio comune. Con questo passo è chiuso. Stasera parleremo di fumetti, Albertarelli, certo passare da Erma Jaguar, Albertarelli e tanta roba. Non so come farò, nel senso passare al fumetto erotico Albertarelli, tutto tech e tranne, cioè, non è proprio quello. Però è bello perché l'ombra c'è,
Oh, santa pace, l'ombra ce l'abbiamo, abbiamo tutti l'ombra, questo è Jung, è sempre Jung, Carl Gustavo Jung, che ci dice che tutte queste cose che ci stanno nei tipi psicologici, il simbolo sostituzione, e tutte queste cose qua che lui ci ha studiato, ci ha studiato tanti anni, ci ha studiato tanti anni e quindi ci si è un po' scapricciato il cervello. Va bene, queste sadiche, eccetera, eccetera, che ho comprato, rifumetti. Ah, Batman, parlo di Bertarelli, Batman, parleremo. Batman poi è il capo. Vedete anche nei fumetti l'ombra, Batman, è tutto la stessa. Se voi cominciate anche a leggere anche alcune storie dei fumetti sotto una certa prospettiva psicanalitica, capite alcune cose. Capite perché un fumetto come Batman ha avuto un successo strepitoso perché riporta sempre l'ombra. Pipistrello, uno che va a cercare. Scusate, razionalmente, uno che si traveste a pipistrello a 20 anni, diciamo, suonati, è un cretino. Cioè, se io mi vesto a pipistrello, mi scambio per un deficiente. Però, in un fumetto, è l'ombra che esce fuori. Quindi Batman, Superman, un'altra storia, ma certo, potrebbe essere una lezione sulla psicanalisi dei fumetti. Sataniche, vabbè, lì. Ma comunque con la psicanalisi ci è andato a nozze, ma non sto già passando altre cose, con questo passo e chiudo.